tutto il calcio minuto per minuto. Gentili ascoltatori, da Filippo Corsini più cordiale buon pomeriggio. Il super spezzatino del campionato proseguirà tra poco con Bologna-Monza, sfida dai propositi ambiziosi. Andiamo subito ai particolari della partita delle ore 15 e dunque per Bologna-Monza sentiamo Giovanni Scaramuzzino. Buon pomeriggio dallo stadio Dallara, largo ai giovani, panchine verdi in Serie A grazie alle scelte di Bologna e Monza, i due tecnici ex compagni di squadra nel Genoa, 40 anni Thiago Motta, 38 Raffaele Palladino. I due hanno dato un'impronta precisa, un'identità significativa alle loro squadre partendo dallo stesso maestro, cioè Giampiero Gasperini. Rosso-blu fortemente rimaneggiati, specie in attacco e in difesa, mancano Zirkzee e Sansone, Arnautovic recupera ma solo per la panchina, Lucumi è squalificato, Sumarò a sua volta indisponibile come pure Bonifazi, così il reparto arretrato ricorre alle mosse a scalare con Posch che si sposta al centro per far coppia con Sosa, Cambiasso al suo posto a destra. Per i Brianzoli un'assenza di peso, quella di Carlos Augusto all'esterno di centrocampo che insieme a Caprari è anche il capocannoniere della squadra ma anche prezioso uomo assist, al suo posto si scala anche qui, cambia fascia Ciurria, maglia da titolare per Donati sulla destra, gioca dal primo minuto ma più avanti Sensi. Giornata mite e soleggiata al Dallara con cospicua presenza di pubblico per una città adagiata comodamente nella parte sinistra della classifica. Eccolo il cross, il tentativo di testa e la parata ad opera di Di Gregorio che deve uscire e in due tempi fa suo il pallone subendo probabilmente anche fallo, così è, infatti arriva anche il fischio del direttore di gara a sanzionare la spinta che in mischia Di Gregorio ha subito. È stato bravo però il portiere prima a respingere, campanile improvviso e soprattutto sulla ricaduta della palla ha tenuto e difeso bene la posizione subendo anche fallo e soprattutto ha trattenuto il pallone che scendeva a candela a un metro o due dalla linea di porta. Lico Giannis ancora in profondità per Kyriakopoulos, serie di finte, non lo molla Marlon, prova ad andare di via ma deve retrocedere di qualche metro proprio Lico Giannis, capisce tutto Caprari, può involarsi ma Petagna probabilmente era in fuorigioco, l'azione del Monza probabilmente ripartirà dalla destra. Si fa vedere in effetti Donati che viene invitato da Palladino a non avere timori nell'affondare, questa volta però sul pressing tentato da Kyriakopoulos è costretto al retropassaggio per mantenere il possesso palla. Il Monza ci prova adesso sul settore di centrosinistra, lancio lungo in profondità, lo scatto è di Petagna, su di lui c'è Sosa, evitato Petagna davanti al portiere, Petagna con Skorupski che si salva, Donati, il gol del Monza per il vantaggio della formazione Brianzola, si è trovato al posto giusto, al momento giusto, al 25esimo minuto, prima azione offensiva del Monza, un'azione che ha visto la caparbietà in fase di controllo di Petagna, pallone toccato da Skorupski che si era opposto in qualche modo, schizzato alla sinistra del portiere e da destra, secondo la propria visuale d'attacco, Donati ha avuto gioco facile a spingere il pallone in rete, porta alla nostra destra, quella lato curva San Luca, all'unisono è esploso il settore di stadio riservato ai sostenitori Brianzoli, il Monza è in vantaggio, 26esimo minuto, Bologna 0 Monza 1, il gol di Donati. La nuova situazione al Dallara vede il Monza in vantaggio per 1-0, è stato Donati a finalizzare in rete, ha tagliato bene in diagonale l'area di rigore avversaria, libero forse un po' troppo, ha avuto il tempo anche di mirare alle spalle di Skorupski che già aveva tentato di opporsi alla volitiva prepotente azione individuale di Petagna all'interno dell'area di rigore. Lico Giannis, il controllo, il cross a vuoto Kyriakopoulos, poi pallone che verrà giocato da Ferguson in rovesciata, allontana Rovella, arriva prima Sosa, va a vuoto però il tentativo di ripartenza del Bologna, contropiede con Petagna, ingresso in area di rigore, Petagna che sbaglia al momento del ingresso appunto nei 16 metri avversari, c'era liberissimo Caprari che allarga le braccia o non l'aveva visto oppure ha tentato la finezza, il pallone è rimbalzato male sul tacco di Petagna che quindi ha perso l'opportunità o del tiro in porta oppure del passaggio per Caprari, potenzialmente una palla gol pericolosa per il Monza che non è arrivato alla conclusione in quanto Petagna è inciampato in pratica sul pallone. Ecco la rincorsa di Ebischer, il passaggio per Orsolini, il tiro, la parata sicura ad opera di Di Gregorio, un bello schema questo del Bologna, Ebischer ha fintato il cross alto all'interno dell'area di rigore, ottimo movimento di Orsolini che si è proposto per la conclusione di prima intenzione di sinistro al limite dell'area di rigore, pallone che è filtrato davanti a Di Gregorio, potente sì il tiro
preciso anche, ma comunque troppo centrale, ha potuto bloccarlo Di Gregorio. Poi arriva il cross di Licogliannis a vuoto Arnautovic, tentativo di Orsolini di sinistro alto, una bella incursione di Orsolini che ha tentato il sinistro a giro, è andato a vuoto Arnautovic che era scivolato, sfortunato anche l'austriaco al momento di avventarsi sul pallone, pallone schizzato sul settore di centrodestra dalle parti di Orsolini che non ci ha pensato due volte ma non ha trovato l'incrocio dei pali alla destra di Di Gregorio. Bologna-Monza, 40esimo minuto, conduce il Monza per una rete a zero, Monza vicino al gol del 2-0 con un'intuizione di Rovella, conclusione che tentava di sorprendere in pallonetto Skorupski che si è coordinato con un colpo di reni e è riuscito a smanacciare il pallone e a mandarlo oltre la traversa dal calcio d'angolo, mischia gigantesca davanti al portiere polacco della formazione rosso-blu con Ranocchia che in qualche modo si è aggiustato il pallone sul destro, ha tentato riuscendoci anche a incrociare il pallone destinato a finire all'angolo basso alla destra di Skorupski che con un balzo prodigioso è riuscito a toccare il pallone e a evitare la seconda capitolazione. Poi pallone giocato in qualche modo da Pablo Marì, Rovella lo domestica con il petto, tentativo di servizio in profondità, lo scatto Dani Mota, poi detta il passaggio Ranocchia, viene ignorato dal compagno, tentativo per Caprari, tunnel nei confronti di Cambiasso, ingresso in area di rigore, Caprari conclusione, la parata da parte del portiere che probabilmente si trascina il pallone oltre la linea di fondo e quindi calcio d'angolo a favore del Monza. Sarà Orsolini a battere, 50 e 30 possiamo definire l'ultima occasione questa per il Bologna. Il fischio di Zufferi, la parabola interessante sul secondo palo, tentativo di Ferguson, pallone allontanato da Rovella che però poi lo alza a campanile, non fa molta strada questo pallone, lo gioca Musa Barro, in qualche modo ancora Rovella si coordina per colpire con Arnautovic che chiama a raccolta le ultime forze per il retropassaggio verso Medel, nuova apertura di gioco sul settore sinistro, prova a farsi vedere Musa Barro, cross interno dell'area di rigore, Orsolini a vuoto Di Gregorio con Licogliannis, il pallone resta lì e poi Di Gregorio se lo ritrova tra i guantoni e potrebbe essere questa l'ultima azione della partita con un Di Gregorio rischia tutto che è riuscito a bloccare il pallone, probabilmente c'è stato anche un fallo commesso sull'estremo difensore della formazione ospite, Di Gregorio che è pronto a rialzarsi e comunque potrebbe essere questa, dicevamo, l'ultima azione della partita perché il possesso palla è del Monza, 51 e 30, in effetti sono passati da 30 secondi i 6 minuti concessi in un primo momento dal direttore di gara che però ha ancora qualcosa da dire sia ai giocatori del Bologna sia a quelli del Monza e arriva adesso il triplice fischio finale, Aldallara Bologna 0 Monza 1, decisivo al 25esimo del primo tempo il gol di Donati. E allora torniamo al Dallara per il commento su questa nuova vittoria del Monza che coglie i 3 punti a Bologna, Giovanni Scaramuzzino. E si conferma, diciamolo pure, ancora una volta la vera e propria sintonia tra il Monza e le partite pomeridiane. 29 punti in classifica per la squadra di Palladino, ebbene ben 26 sono arrivate in gare che hanno preso il via alle ore 15 e sono arrivati soprattutto oggi altri 3 punti con conseguente aggancio in classifica al Bologna che era reduce dal colpaccio di Firenze, striscia di imbattibilità che raggiunge le 8 partite per la formazione lombarda e soprattutto ora a essere raggiunto in classifica è appunto il Bologna, unica formazione di Serie A, quella di Palladino, ancora imbattuta nell'anno solare 2023. L'episodio decisivo al 25esimo minuto del primo tempo, un'azione data da una intuizione di Sensi, lancio lungo in profondità, Petagna abilissimo a controllare il pallone, a vincere il duello con Posch, a evitare l'uscita di Skorupki, pallone schizzato verso destra, l'arrivo di Donati abilissimo a tagliare in due l'area di rigore avversaria e a spedire facilmente il pallone alle spalle del portiere bolognese. Bologna 0, Monza 1, grazie per l'assistenza tecnica Stefano Buganè, linea allo studio centrale.